Netflix contro tutti. Sigla. Jumpy Jack Flash. Jumpy Jack Flash. Nel panorama dei media Netflix è un caso pazzesco, storicamente pazzesco, perché ha un valore maggiore di Disney in questo momento, ma se tu vai a vedere i numeri non sarebbe giustificato mai nella vita quel valore lì. Due calcoli al volo: valore di Netflix era una roba tipo 165 miliardi, valore di Disney 158, una cosa del genere. Ma la differenza, Belin, è che Netflix brucia 2 miliardi all'anno, forse quest'anno brucia 4 miliardi. Che cosa vuol dire questo? Che il mercato valuta di più un'azienda come Netflix, che perde soldi, tanti soldi, rispetto a un'azienda come Disney, che è un'azienda storica, embeddata nella cultura, nella storia dell'uomo ormai da un sacco di anni, ed è fatta di prodotti, di miliardi di brand, di parchi a tema, di mamme di Goldrick e Mazinga Z, cioè ha di tutto di più Disney. E in più stanno comprando, avete visto Fox, gli asset di 20th Century Fox, e a fine dell'anno scorso credo è salita al 75% di BAMTech Technologies, che è questa azienda che fa streaming, una piattaforma di streaming usata soprattutto nello sport, insomma tosta, in grado di competere proprio con Netflix. E infatti dal 2019 cosa succede? Che Disney ha detto: sai cos'è? Io tolgo dall'archivio Netflix tutte le mie proprietà. In altre parole, se ti vuoi vedere Star Wars o qualcuno di quei film della Disney, niente, tu non te lo puoi vedere, lo potrai vedere solo nella Netflix di Disney. E questa, guardate, è solo Disney, perché poi in questa battagliona dello streaming ci sono tutti i colossi tecnologici: Amazon, Apple, Facebook, YouTube. Vuoi che non vogliano anche loro la loro fetta di torta? Certo che la vogliono, e c'hanno miliardi di utenti e c'hanno un sacco di soldi. Tutti contro Netflix, contro tutti. Allora uno si chiede: ma perché un'azienda così rappresenta un tale pericolo per questo mondo dei media? Lo rappresenta perché ha preso un po' di sorpresa a tutti. È partita che ti mandava il DVD a casa, e oggi è questa piattaforma di streaming che è adorata dagli utenti, quindi il prodotto piace un sacco, continuano a acquisire nuovi utenti, ha un modello di business a subscription, quindi è vero che bruciano un sacco di grano, ma bruciano perché? Perché continuano a spendere soldi per crearsi i loro contenuti, comprare diritti o creare contenuti originale. E la loro logica, molto rischiosa, però il mercato fino ad oggi gli dà ragione, è quella di dire: guarda, noi corriamo perdendo soldi, ma spendendo un sacco possiamo portarci a casa i migliori attori, i migliori registi, fare i contenuti più interessanti, li togliamo agli altri. Questo ci permette di portare a casa Letterman, gli Obama e tutti questi personaggi qua. In questo modo inneschiamo un circolo virtuoso che porta a casa sempre più utenti, che porta a casa sempre più contenuti, e se siamo bravi, difficile, ma se siamo bravi, arriviamo a prenderci quella fettina di 600 milioni di utenti, non so quale sia la loro stima, e a quel punto ammazziamo tutti gli altri. Chi lo sa se Netflix ce la farà competere con tutti quanti? Fino ad oggi sono stati bravissimi, sono stati fenomenali, abbiamo parlato spesso di Reed Hastings, che è il founder, e comunque nell'immediato c'è Disney. Quindi prossimo anno Disney toglie i contenuti, cosa faranno? Da un lato investono questi 8 miliardozzi di dollari ancora per acquisire o creare nuovi contenuti, dall'altro lato c'è da dire che le nuove generazioni sono meno affezionate a quei contenuti che magari sono storici per te, ma capito, per uno sbarbato Ninjago o Frozen, boh, magari guardo Ninjago, capito, o guardo Trollhunters, adesso non so quale ci fosse. I bambini e i ragazzini hanno altri riferimenti, non è che necessariamente il cartone deve essere Disney, per cui Netflix la potrebbe scavallare così. La terza possibilità è che una famiglia invece aggiunge un abbonamento. Se, capito, i frugoli vogliono tenere Netflix, c'è qualcosa lì, e in più c'è qualcosa sull'abbonamento Disney. That's it. Però è divertente da vedere questo mega scontro globale tra titani, nuovi titani, vecchi titani, titani volente rose, insomma c'è dentro di tutto. Vedremo chi ce la farà. Netflix deve correre. Corri, corri veloce Netflix, perché proprio come diceva sempre Reed Hastings, le aziende raramente muoiono perché si muovono troppo velocemente, mentre invece muoiono nella maggior parte dei casi perché si muovono troppo lentamente.